Frequenza 9, ancora Daniele Croce su Metropolis TV, 9 minuti di giornalismo in piano sequenza. La signora che fa l'appello della, per i suoi familiari che sono dispersi? No, assolutamente, sto mangiando tranquillamente. Abbiamo trovato delle chiavi per terra. Facciamo un appello per queste chiavi di quest'auto, ma non abbiamo il megafono, quindi è un appello che chissà quando si sentirà. Com'è il cibo? Squisito. Siamo ad Agerola, alla Sagra del Fior di Latte. Leggevo un opuscolo, perché voi sapete sono un giornalista che si documenta prima di realizzare questi servizi, me ne sarete accorti. Ad Agerola, una ridente cittadina su una collina che dovrebbe essere in circa 800 metri di quota, già Galeno nel secondo secolo d.C. Recitava nel suo De Metodo Medendi che vanta la bontà e le qualità terapeutiche del latte prodotto ai nostri monti, Lactorius Mons. In pratica già 2000 anni fa e più si parlava del latte buono che c'è qui ad Agerola. Direi. Voi siete a livello di antipasto qui? Sì, antipasto del generale. Vediamone uno. C'è il bocconcino, fette di salame insalata e il pane integrale. Fatto qui ad Agerola. Volevi aggiungere qualcosa? No, niente, stavo parlando con i miei amici. Ok, buon lavoro, qui c'è tanta gente che... Grazie a voi, c'è tanta gente che vuol mangiare. Come va? Bene. Bene, certo che va bene. Lei è il babysitter? C'è il nipote. C'è il nipote. C'è il nipote, da dove viene lei? Io sono da Agerola. Di Agerola, bene, buonasera. Ma è vero che ad Agerola ci sono tanti sentieri importanti che sono riconosciuti e conosciuti in tutta Europa? Io ho visto spesso tedeschi venire qui attrezzati. Sì. Per esempio, ci dica il sentiero più famoso, quello che lei conosce meglio, quello a cui lei è più affezionato. Se è Pomerano Sentiero. Cioè, il sentiero degli dei, poi il sentiero delle fonti, lo conosce lei? Vabbè. Sentiero cima dello Sparviero, sentiero della Praia. E quello di là, Pomerano. Stanno tutti di là, ok, noi andiamo allora. Io ho trascorso un parte della mia infanzia qui ad Agerola e sono molto legato a questo posto. Dove tanti napoletani, ricordo, venivano in estate per godere della frescura di questo posto. Noi nel frattempo cerchiamo, lo so, è poco educato beccarvi mentre mangiate, però lei mangia con tanto gusto che ci piace vedere. Dica. Da dove venite? Domanda, Annunziata. Che bello, a Torre Annunziata vedono la nostra Metropolis TV e pertanto vedranno la... come si chiama lei? Lina. Signora Lina, che mangia con tanto gusto alla Sagra del... Fior di Latte. Latte. Bene, superato l'esame. Arrivederci a voi. Grazie anche a voi. Vino? Vino. Vino Veritas, diciamo una Veritas. Si sa se è paesano o no. Ma diciamo una Veritas. Quale Veritas potremmo... Dipende. Diciamone una, al volo. Al volo di che cosa? E che ne so, è vino Veritas? No, penso di no. Non si pronuncia, allora non ne ha bevuto grazie, non ha bevuto abbastanza di vino. Voi siete una bella coppietta che viene da? Del posto. Locali. Ma lei è arrabbiata, guarda un po' la telecamera. Come sempre. Perché? La faccio arrabbiare, l'amore non è bello se non è... Litigherello. È proprio contrariata, qual è? No, è la telecamera che mi dà un po' fastidio. Una cosa, lui la prende così, in modo ironico, invece tu sei, Vabbè, le donne la prendono sempre molto più seriamente. Ciao. Grazie. E quindi dicevamo, a quanti minuti siamo? Io se non compro un bello orologio cinese di quelli belli grossi che mi possono far capire... Ecco, giovane generazione, avete mangiato? No. E perché? No, non ho mangiato. Non ti interessa, sei a dieta come tutte le ragazze della tua età, lo sappiamo bene. Com'è andata? Tutto bene. Conservi una bella silhouette, una bella linea, pertanto significa che hai mangiato poco. No, ho mangiato tantissimo. Non si è gonfiato lo stomaco. Noi ci siamo documentati, sappiamo che in questi giorni verrà anche Mango. Sappiamo che ad Agerola ci sono tante frazioni. Abbiamo... Io non sono di qua. Di dove? Sono di Portici. Ah, da Portici, come hai saputo di questa? Tramite amici. La prima volta che vieni ad Agerola? No, altre volte sono venuta. In che occasione sei venuta qui? Con amici, diciamo. Fare?
Ma in qualche agriturismo, diciamo, in qualche ristorante. Cioè, grazie, è bello anche l'argomento agriturismo che tanto va di moda in questi ultimi anni. Camminiamo insieme a voi, ci spiegate qualcosa? Sì. Dici un po' questa Sagra del Fior di Latte, da dove nasce, come si svolge? Ogni anno fanno una festa che... Sì, no, ti stai esprimendo bene. Una festa? In questa festa si mangia la mozzarella che ti aggera, no? Allora... Perfetto. La mozzarella da dove nasce, come si produce? La mozzarella nasce da... Dal latte? Dal latte, che si produce dalla mucca. Dalla mucca. Poi si usa una sostanza che condensa il latte, giusto? Questa non la sapevo, alla prossima puntata. Questa... Non me lo ricordo neanche io, ho dei parenti che producono mozzarella, se mi anche seguiranno. Io. Anche tu, siamo due ciucci, perché se ci seguiranno capiranno che non abbiamo capito niente. Va. Grazie, come ti chiami? Valentina. Adesso sei diretta alla ricerca del tuo fidanzatino. No. 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 No, devo andare... Amici, va bene, ciao. E incrociamo altre due ragazze. Ragazze, ragazzone? No. No? Per la verità mi sono anche leggermente imbarazzata. Sì, ma parliamo un po' di questa festa del fior di latte. No, ma io è la prima sera che scendo un po'. Nonno... Ma lei di dov'è? Di Portici. Anche lei di Portici? C'è tanta gente. Ma lei ha la casa qui, viene in vacanza? No, vengo in vacanza. Perché? Ad Agerola? Perché si sta freschi? Ma io vengo da tanti anni. Appunto, e perché? Perché si sta fresco. Per noi adesso di questa età, insomma, è un poco più... Scusi. Bene, prego. Ecco qui l'alambicco, limoncello, prodotti tipici di questa zona, giusto? Lui il produttore. È lui il produttore. Da proprietario di una grande edicola a produttore di liquori. Sì, abbiamo un po' diversificato come Robert Murdoch. Abbiamo allargato, è un imprenditore. Sa, fumo e alcol, bacco, tabacco, adesso importiamo due donne e rendiamo il servizio completo. Grazie, è bellissimo. Cosa produci? Dal limoncello al... Roncillo, finocchietto, grappa, le consiglio la grappa. Bene, grazie, dopo assaggiamo la tua grappa. Come stai? Bene, tu stai bene? Bene, è stato un piacere rivederti dopo tanti anni. Noi continuiamo perché i nostri minuti volgono al termine. Accelera un po', dai, perché qui c'è un vuoto, è il piano sequenza. Avere questo tempo morto, tempo televisivo morto. Siamo alla frutta e al gelato. È finito tutto? No. E vedo il banco vuoto. No, ce n'è, eccolo qui. C'è il trucco. Mi dai un gelato, lo diamo a Tonino che è particolarmente... Poi ti diamo il biglietto. Ecco, guarda Tonino. Grazie. Come un bambino. Ma è buonissimo. Ah, grande. Arriviamo allo stand della Prologo per terminare questa nostra... panoramica. Qui ci sono, questa è l'area riservata ai cantanti, agli spettacoli, ma evidentemente non se ne frega niente nessuno. Qui c'è il dessert, c'era una ragazza che non capisco, no, ci incuriosiva prima, vi abbiamo visto, non avete freddo con le maglie e maniche corte? No. Facciamo una inquadratura a questa maglia che è un po' la sigla del nostro piano sequenza. Agerola, la sagra del fior di latte, dei prodotti tipici, fior di latte, fior di festa, bello com'è. Tu di dove sei? Di Agerola, di qua. Molto, molto mediterranea, anche tu siete sorelle? No, siamo cugine. Cugine, si vedeva una somiglianza. Voi cosa somministrate, dolci? Ce ne mostri uno? Ecco, e dopo faremo anche un assaggio, abbiamo finito. Ecco la Prologo, salutiamo qui da Agerola. E lei ha freddo invece. Le ragazze hanno il fuego. Io e no. Noi che siamo un po' più grandi ci dobbiamo coprire. Presidente della Prologo. Presidente. Sembrava fatto apposta. Quanto tempo abbiamo per il presidente? Ah, siamo fuori, presidente. Poche parole. Saluto da Agerola e spero che veniate non solo in occasione delle sagre qua da Agerola. Come ti chiami? Rocco. Io ho dato del tuo a Rocco perché mi sa che è più giovane di me. Quanti anni hai, Rocco? 34. Sì, più giovane. Buon lavoro, ciao. Arrivederci da Daniele, piano sequenza 9.